Questa storia è una delle più agghiaccianti e misteriose che siano mai accadute nel nostro paese. Una trama che sarebbe perfetta per la realizzazione di un film dell'orrore. Una sceneggiatura caratterizzata da 27 morti in oltre 40 anni, da alcuni suicidi sospetti, da un mistero legato ad un tesoro scomparso e da tre inchieste giudiziarie che purtroppo non sono riuscite ad individuare nessun colpevole. Questa è la storia di un efferato serial killer che finisce le proprie vittime con strangolamenti, sprangate e anche mutilazioni. Crimini violenti, atroci, infami, di cui forse la grande stampa non ne ha mai parlato a sufficienza, facendoli cadere nel dimenticatoio. Ma oggi, in questa seconda puntata di Trame Irrisolte, cercheremo di riportare alla luce questi gravissimi fatti di sangue che hanno letteralmente sconvolto un piccolo paesino di 2000 anime in provincia di Genova. Questa è la storia dei delitti impuniti del mostro di Bargaglio. Vi ricordo che questi tipi di format sono possibili soltanto grazie alle vostre donazioni, quindi anche un piccolo contributo è fondamentale per noi per poter sempre di più costantemente riproporre questi contenuti e progetti del genere. Ma ora ritorniamo alla storia. Bargaglio è un piccolo comune di 2500 abitanti che si trova nell'entroterra dell'Alta Val Bisagno, in provincia di Genova. È in questo luogo, apparentemente anonimo e privo di qualsiasi sospetto, che inizia il nostro racconto. Nell'inverno del 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, la città di Genova, come la maggior parte delle grandi città italiane di quel periodo, vive momenti di estrema difficoltà. La penuria dei viveri favorisce infatti il mercato nero, che diventa una grande opportunità per tanti contrabbandieri. In quell'epoca Bargaglio diviene il posto ideale per produrre beni che poi vengono venduti a peso d'oro a Genova e nelle riviere. Proprio in questa piccola cittadina era presente una banda che macellava gli animali con lo scopo di vendere clandestinamente la carne, nota a tutti come la banda dei vitelli. Sui metodi adoperati da questa banda ci sono però molte ombre e poche luci. Alcune leggende al riguardo fanno emergere dei dettagli a dir poco da brivido. Pare che buona parte della carne venduta alla povera gente provenga dalle carcasse degli animali morti. Ma al di là di queste illazioni sulla provenienza della carne, non c'è nessuna ombra di dubbio sul fatto che l'obiettivo di questi borsari neri fosse quello di macellare gli animali e poi di venderne i pezzi più pregiati in maniera clandestina. Ma in quel periodo a Bargaglio non c'era solo la banda dei vitelli. Era presente anche un appuntato dei carabinieri di nome Carmine Scotti, intenzionato a far rispettare la legge e a catturare e a far processare tutti coloro i quali erano coinvolti nel mercato nero della carne. Infatti Scotti, aiutato dal carabiniere Candido Cammariere, riesce nel proprio intento. Il 22 novembre 1941 arresta i membri della banda e ne fa condannare alcuni, ma non tutti, dal tribunale di Chiavari. Vendere la carne al mercato nero in tempo di guerra era un reato abbastanza grave. Gli imputati vengono perciò condannati a 2 anni di carcere senza la condizionale. Ma quelli rimasti a piede libero aspettano solamente il momento giusto per mettere in pratica la propria vendetta. E questo momento arriva precisamente dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 con gli anglo-americani. I membri della banda rimasti liberi aderiscono alla resistenza, con lo scopo di farla pagare a Carmine Scotti. Anche lo stesso Scotti, che era di fede monarchica, nel 1944 prende la decisione di lasciare il suo ufficio di Bargaglio e di raggiungere i partigiani bianchi a Sassello, sulle alture di Savona. Ma Bargaglio, questo carabiniere che aveva contribuito quasi a sgominare la banda dei vitelli, non era stato affatto dimenticato. Pare che un bel giorno una certa ragazza di nome Maria, che era membro della banda e anche prossima al matrimonio, aveva chiesto come regalo di nozze proprio la testa di Carmine Scotti. Così, il 12 febbraio 1944, una staffetta partigiana informò Scotti che a Bargaglio la sua casa era stata saccheggiata, per cui era necessaria la sua presenza. Scotti viene accusato di essere una spia al servizio dei nazifascisti. Si reca a Bargaglio e cade nella trappola. Finisce per 2 giorni nelle mani dei borsari, i quali si divertono a torturarlo ferocemente. Viene fatto camminare su ricci di castagne, picchiato a sangue. Gli vengono cavati entrambi gli occhi,
lo legano ad una stufa roente e alla fine lo ammazzano con un colpo di pistola in testa. Si ipotizza che Scotty viene ucciso per proteggere un fantomatico tesoro costituito dai proventi della Borsa Nera, una tesi mai del tutto chiarita. Viene seppellito prima nel cimitero di Bargagli da Federico Musso, il becchino del paese, e poi nel cimitero di Gattorno. Anche l'altro carabiniere che aveva collaborato con Scotty, Candido Cammariere, entra nella Resistenza e viene anch'egli ucciso il 5 novembre 1944 in uno scontro a fuoco con i tedeschi, anche se questa versione dei fatti non ha mai trovato dei riscontri diretti. Sta di fatto che dopo questi due omicidi, il 1 febbraio 1945, si conclude il processo d'appello contro la banda dei Vitelli. Pena sospesa per tutti i membri della banda, che tornano così in libertà. Ma i delitti di Scotty e Cammariere non sono gli unici fatti di sangue che in quel periodo si verificano a Bargagli. Siamo al 19 aprile del 1945 e di lì a qualche giorno l'Italia verrà liberata definitivamente dai nazifascisti. Nonostante la guerra sia ormai alle battute finali, i combattimenti tra i repubblichini di Salò e i partigiani continuano imperterriti. Quello stesso giorno si verifica un agguato. Un reparto della Wehrmacht proveniente dai cantieri navali di Riva Trigoso risale la Val Bisagno e si addentra nel Bosco della Tecosa, una località vicino a Bargagli. I tedeschi non sanno con chi avranno a che fare di lì a qualche secondo. Sono inferiori di numero, alzano le mani in segno di resa e vengono circondati proprio dai borsari neri, che sparano all'impazzata coi mitra e compiono una strage dal primo all'ultimo soldato. Ma cosa accadde esattamente quel 19 aprile 1945 nel Bosco della Tecosa? C'è chi sostiene che il reparto tedesco stesse trasportando dei fogli ancora freschi di stampa della zecca di Stato con biglietti da 1000 lire, ancora da tagliare. Altre voci parlano di alcune casse di fedi d'oro donate alla patria, lingotti prelevati dalla riserva aurea di una banca. Cosa ci fosse realmente all'interno di quelle casse non lo sapremo mai, ma senza ombra di dubbio si trattava di un tesoro da spartire tra tutti i membri della banda dei Vitelli. È così che il 24 aprile la banda si riunisce in una villetta di Sant'Alberto, una delle tante frazioni di Bargagli, e decidono come poter tranquillamente dividere il bottino lontano da occhi indiscreti. Un accordo però non giunge. Alcuni sono convinti che nella nuova Italia che sta per nascere non si sarebbe più fatto ricorso al denaro, ma altri sono convinti diversamente. Perciò quella sera stessa avviene il fattaccio. Proprio all'interno di quella villa vengono trucidati a colpi di mitra 4 partigiani. Due giorni dopo, il 26 aprile, nella frazione di Borgo Nuovo, durante un ballo in piazza per festeggiare la liberazione, improvvisamente scoppia una bomba anticarro che uccide altri 4 partigiani. Le vittime a Bargagli salgono così in totale a 9. A guerra conclusa, nel 1946, la magistratura decide dunque di aprire un fascicolo sull'uccisione dell'appuntato Carmine Scotty e sull'operato della banda dei Vitelli. I primi ad essere interrogati dal giudice sono un altro carabiniere di Bargagli, Armando Grandi, e Federico Musso, il becchino del paese, chiamato anche Dandanin, che aveva contribuito nel ritrovamento del cadavere di Scotty. Ma qualcuno a Bargagli, dopo l'apertura di questo fascicolo da parte della magistratura, comincia ad allarmarsi. Erano gli anni dell'immediato dopoguerra e nessuno ci tiene a voler mettere in piazza tutti gli eccessi alle carneficine compiute per vendetta dai vari gruppi di partigiani. Proprio per questo motivo l'inchiesta viene accantonata e non avrà più ulteriori sviluppi. Qui finisce la prima parte della nostra storia. A Bargagli regnerà la pace fino al 9 novembre 1961, quando Federico Musso, il becchino del paese, detto Dandanin, viene trovato ucciso in un dirupo con la testa fracassata a colpi di spranga. Secondo le voci che circolano in paese, pare che Musso abbia riferito qualche dettaglio di troppo agli inquirenti che indagavano sugli omicidi precedenti, rivelando loro in quante parti è stato diviso il tesoro dei tedeschi.
Dopo 8 anni dall'omicidio Musso, precisamente il 17 dicembre 1969, a Bargagli si registra un altro delitto. Maria Assunta Balletto, ex staffetta partigiana durante la Resistenza, viene trovata morta. Anche lei con la testa sfondata da una spranga, dall'amica Maria Ricci, a sua volta ex partigiana. Ma a Bargagli il sangue continua a scorrere incessantemente. Il 21 aprile 1971 si verifica un'altra uccisione e con lo stesso modus operandi. Mentre il paese si prepara alla festa della liberazione, viene trovato col cranio frantumato il campanaro della chiesa, Cesare Domenico Moresco, con gli inquirenti che trovano la sua casa completamente a soqquadro. Passa qualche mese e si verifica un altro strano evento. Il 24 settembre 1971, Maria Ricci, la donna che aveva trovato il cadavere della Balletto, viene aggredita per strada in una serata molto buia con un colpo di spranga alla testa. Il killer però, forse interrotto da qualche passante, non riesce a finire la propria vittima e fugge via. La Ricci resta svenuta a terra e dopo essersi ripresa, alla richiesta esplicita dei carabinieri su ulteriori dettagli che riguardano il proprio feritore, risponde di non ricordare nulla. L'anno successivo il mostro di Bargagli colpisce ancora. Gerolamo Canobbio, 76 anni ed ex partigiano detto Draghin, viene atteso sotto casa e colpito al capo con una spranga. Riesce a salvarsi, ma i carabinieri dirà di non aver riconosciuto il proprio aggressore e che non aveva idea del motivo dell'aggressione. Il 13 novembre 1972 il corpo di Canobbio viene ritrovato in una strada di campagna con il cranio sfondato. Secondo l'autopsia, Canobbio è stato colpito con molta violenza, almeno 7 volte con una spranga. Ma i contorni di questa storia si fanno ancora più inquietanti. Secondo alcune voci che circolavano in quel paese, pare che in quel periodo Draghin avesse un amante, una certa Giulia Viacava, detta Nini, 66 anni, con la quale si confidava. Il 23 marzo 1974 anche la Viacava viene trovata con il cranio sfondato sulla stessa strada dove era stato ammazzato il suo presunto amante. È curioso come questa località, apparentemente innocua e tranquilla, sia caratterizzata in realtà da questa serie di delitti, tutti avvenuti con la modalità della tecnica da macello. Stupisce anche l'atteggiamento omertoso degli abitanti del luogo, secondo solo a quello presente in molti paesini del profondo sud ad alta densità mafiosa. Nessuno sente, nessuno vede e nessuno parla. Nel 1974, dopo l'omicidio della Viacava, il sostituto procuratore Luigi Carli, che successivamente diventerà procuratore generale a Genova e negli anni 80 farà condannare molti esponenti delle BR della colonna genovese, decide finalmente di aprire un'inchiesta. Il caso è assurto dunque a notorietà nazionale. Carli è convinto fin da subito che il colpevole sia un tale di nome Francesco Pistone, detto O Brigadè, 65enne ed ex carabiniere che nel 1944 aveva disertato per far parte delle squadre di azione partigiana. Secondo il parere di Carli, Pistone è stato colui che ha fatto cadere l'appuntato Carmine Scotti nell'agguato mortale. Appena a Bargagli si viene a sapere che Pistone è sotto inchiesta, scoppia un vero e proprio putiferio. La giunta comunale di allora, guidata dal sindaco comunista Luciano Boleto, va su tutte le furie e attacca il magistrato. Anche l'Ampi non disdegna attacchi al procuratore Carli, che viene accusato così di voler infangare la resistenza. Persino il Partito Comunista sfrutta la propria influenza regionale e nazionale per mettere Carli in cattiva luce. Ma nel frattempo un altro fatto agghiacciante accade il 26 gennaio 1976, quando uno dei testimoni chiave dell'inchiesta, il 54enne Pietro Cevasco, conosciuto anche per essere uno degli amanti della Viacava, morta 2 anni prima, viene trovato impiccato. A quel punto Carli è decisamente sotto pressione e non disponendo di nessuna prova contro Pistone è costretto a tornare sui propri passi e ad archiviare l'inchiesta. Passano 2 anni e a Bargagli succedono nuovamente degli episodi controversi. Il 18 giugno 1978 Carlo Spallarossa, 63 anni, finisce misteriosamente giù da un dirupo. Qualcuno si affrettò a dire che si trattava di un incidente,
ma la testa, sfondata e fracassata, viene trovata a diversi metri dal corpo. Il 10 novembre Francesco Fumera, 70 anni, contadino sardo che accudisce i terreni della parrocchia, viene ferito al braccio da un colpo di fucile. Dopo più di un mese, il 20 dicembre 1980, Carmelo Arena, 56 anni, disoccupato e originario di Catania, viene centrato da un altro colpo di fucile. La sua agonia durerà 5 giorni, durante i quali si rifiuterà di dire qualunque cosa. Muore il giorno di Natale. Ma dopo l'omicidio di Arena si arriva al 30 luglio 1983, data in cui si verifica il delitto più importante compiuto dal mostro. La baronessa Anita De Magistris, pianista e direttrice del locale Colo Parrocchiale, viene trovata vicino a casa sua con il cranio fratturato da un colpo di spranga. Una sera, mentre sta scendendo dall'auto e si sta dirigendo verso casa, viene colpita da uno sconosciuto. Il giorno dopo, la baronessa entra in coma e muore una settimana più tardi, senza aver mai ripreso conoscenza. Anita De Magistris non era però una donna qualunque. È la vedova di Paul Drews, ufficiale della Wehrmacht che nel 1944 era di stanza nei cantieri navali di Riva Trigoso e che venne ucciso nell'agguato del 19 aprile nel bosco della Tecosa. Dopo diversi anni, la baronessa aveva deciso di comprare una casa proprio in quel bosco e negli anni si era inserita perfettamente nella comunità di Bargagli. Si dice anche che la baronessa De Magistris fosse molto interessata a scoprire la verità sulla morte del marito e che in paese facesse molte, troppe domande sugli eventi del 19 aprile del 1945. Dopo la morte violenta della baronessa, il sostituto procuratore Maria Rosaria D'Angelo apre una nuova inchiesta sul caso Bargagli. Al suo fianco ci sono il maggiore Antonio Reo e il maresciallo Augusto Calzetta. È grazie al loro duro lavoro che la D'Angelo riuscirà a far consegnare sul tavolo del dottor Francesco Paolo Castellano, il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Genova, un rapporto nel quale si evince una stretta connessione tra quattro delitti di Bargagli: quello di Carmine Scotti, di Gerolamo Canobbio, di Giulia Viacava e di Anita De Magistris. La richiesta è di 12 mandati di comparizione. Anche Castellano però deve fare i conti con le critiche pesanti che arrivano dal comune di Bargagli, dall'ANPI e dal Partito Comunista, che tornano di nuovo ad accusare la magistratura di voler gettare fango sulla resistenza. Ma Castellano non si fa intimorire e tira dritto. Passa la pratica al giudice istruttore Bernardo Di Mattei, il quale fa arrestare il maresciallo Armando Grandi, lo stesso che nel 1945 aveva svelato dove fosse la tomba di Carmine Scotti a Gattorna. Il 1 luglio 1984 la magistratura emette 14 comunicazioni giudiziarie che riguardano Pasquale Buscaglia, membro della Volante Partigiana e Medaglia d'Argento della Resistenza, Francesco Pistone, obbrigadé e traditore di Scotti, Dino Spallarossa, membro della SAP, le squadre di azione patriottica, Orfeo Cavelli, membro della SAP, Silvio Ferrari, capo della Volante Partigiana, Alfredo Orcese, ex partigiano, Renato Orcese, il fratello di Alfredo, anche lui ex partigiano, Ercole Nirso, Giovanni Bruni Mezzadra, Amedeo Cevaso, macellaio e membro SAP. Infine, le ultime quattro comunicazioni colpiscono solamente membri della famiglia Cevasco: Enrico, Virgilio, Attilio e Valerio. Alcuni di loro confessano che il loro ingresso nella Resistenza è datato 20 aprile 1945, il giorno dopo la strage dei soldati tedeschi avvenuta nel bosco della Tecosa e 5 giorni prima della liberazione dal nazifascismo. Il clima che si respira a Bargagli coi primi giorni di luglio del 1984 è un clima di fuoco. Un clima di fuoco a tutti gli effetti, poiché la casa di Renato Orcese, mentre in corso il suo interrogatorio, viene data alle fiamme. A Bargagli correva voce che la casa di Orcese, situata nella località di Sant'Alberto, fosse la stessa abitazione in cui l'appuntato Carmine Scotti venne torturato e ucciso 40 anni prima. Che fosse un avvertimento di qualcuno che temeva che Orcese potesse parlare? Tutto è possibile. D'altronde, in questa storia, abbiamo potuto constatare che chi ha la lingua lunga non ha altrettanto lunga la vita.
Così, dopo giorni di interrogatori, si arriva al 6 luglio 1984. Vengono eseguiti 6 mandati di cattura nei confronti di Buscaglia, Spallarossa, Calvelli, Ferrari, Amedoro e Attilio Cevasco, che vengono dunque arrestati. L'accusa è quella di omicidio premeditato e pluriaggravato nei confronti dell'appuntato Carmine Scotti. Il giorno dopo parte una nuova comunicazione giudiziaria, diretta ad Angelo Cevasco, anche lui ex partigiano e detto o sceriffo. Ma di lì a poco un altro evento misterioso accade. Dopo 3 giorni Emma Cevasco, una lontana parente della stessa famiglia, non si sa per quale ragione, si uccide buttandosi giù dalla finestra. Abitava proprio di fronte alla casa di Carmine Scotti. La battaglia giudiziaria va avanti fino a quando gli avvocati di tutti coloro che sono imputati non si appellano all'indulto del 1953. Questo indulto era stato voluto dall'allora Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, e riguardava l'estinzione della pena per tutti i reati commessi fino al 18 giugno 1953. Così tutti gli imputati vengono scarcerati. Nel corso dell'inchiesta erano venute fuori altre 3 morti sospette. Quelli del maresciallo Candido Cammariere e di Lino Caini, funzionario del comune di Genova, entrambi collaboratori di Scotti nelle indagini della banda dei Vitelli nel 1944. E poi anche quella di Raffaele Cevasco, morto ustionato e mutilato nel 1946. Ma se la questione giudiziaria si conclude in un nulla di fatto, a Bargagli il sangue scorre per l'ultima volta. Il 20 marzo 1985, in una baracca poco fuori dal paese, viene trovato impiccato al soffitto Francesco Pistone, o Brigadè, è uno dei principali sospettati del procuratore Luigi Carli. Si parlò anche qui di suicidio, ma qualche dubbio rimane. La verità sulla morte di Pistone non verrà mai a galla. Nessun organo giudiziario è in grado di dare una risposta chiara. Sta di fatto che dopo la morte di Pistone, a Bargagli non si uccide più. La fine di Pistone corrisponde anche con la fine del mostro. L'unica certezza alla fine di questa storia è rappresentata dalla scia di sangue che a Bargagli si è consumata per oltre 40 anni, con 27 morti che sono rimasti senza giustizia. E poi nessuno è mai riuscito a trovare una connessione valida tra tutti gli omicidi avvenuti, se non nel modus operandi del killer, che finisce le vittime quasi sempre a colpi di spranga. È possibile che le vittime degli anni 60, 70 e 80 abbiano visto o sentito qualcosa che non dovevano né vedere né sentire? Magari qualche segreto legato al tesoro? Si è veramente trattato di vendette tra ex partigiani che non sono riusciti a spartirsi questo tesoro sottratto ai tedeschi? E poi perché con la morte di Pistone il mostro di Bargagli ha smesso di uccidere? Tante domande alle quali una risposta certa non la si può fornire. Non sapremo mai se il procuratore Carli fosse sulla giusta pista. Sappiamo solo che in Italia, come spesso accade quando si verificano fatti del genere, i colpevoli non vengono mai acciuffati. Le ombre sono tante, le luci poche, chi parla troppo muore e chi si avvicina ad una risposta concreta viene bersagliato dai potenti di turno. Una realtà, questa, che purtroppo è diventata una costante nell'Italia della Prima Repubblica. Non più il bel paese di Dante e Petrarca, ma il paese delle mezze verità.